Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi ripropongo un format che ho portato all'incirca una settimana fa e che è andato abbastanza bene, ossia quello delle fake formelola, alle quali aggiungo delle mie descrizioni personali riguardo a come hanno fatto a diventare così o a qualsiasi altra cosa. Oggi però ci saranno alcune varianti. Innanzitutto il video conterrà solo 5 formelola o catene evolutive che siano, perché alcuni si sono lamentati della lunghezza del video e quindi quest'oggi volevo farlo un po' più corto. Inoltre ci sarà anche un lavoro fatto da uno di voi con una storia creata dal proprietario dell'immagine, che ovviamente citerò e che ringrazio già da adesso per il lavoro fantastico che ha fatto. Vi ricordo che se volete mandarmi delle immagini da inserire in questa sorta di serie, se volete farlo diventare una serie, potete tranquillamente inviarle su Facebook. Detto ciò, iniziamo subito! La prima formalola che vi voglio proporre è quella di Mankey e Primeape. Questi Pokémon, come sapete, sono ispirati a delle scimmie e ovviamente, come tutte le scimmie, vivono sugli alberi. Bene, voi saprete anche che gli alberi durante i temporali sono purtroppo soggetti degli attacchi dei fulmini. Ecco, in una foresta nella regione di Alola è accaduto che un fulmine si sia abbattuto sopra un albero in cui viveva una colonia di questi Pokémon. Per un qualche motivo noi sconosciuto, questi Pokémon non sono morti, hanno assorbito l'elettricità e sono diventati di tipo elettro. Inoltre il loro attacco ovviamente non è più fisico ma speciale, in quanto possono imparare mosse che prevedono, diciamo, le scariche elettriche. Che dire, l'artwork mi piace davvero tanto, lo trovo veramente fedele al Pokémon originale nonostante lo cambi ovviamente per motivazioni riguardanti il tipo. Gli occhi di Primeape sono un po' strani, però mi piacciono. Diciamo che sembra anche che abbia perso quella sua rabbia che lo contraddistingueva, probabilmente per qualche trasformazione a livello caratteriale che è avvenuta durante questa scarica elettrica, che come sapete a volte gli impulsi elettrici possono cambiare qualcosa anche a livello nervoso nel corpo umano. Non so se avete mai sentito parlare di alcune persone colpite dai fulmini. Probabilmente questo fulmine potrebbe anche aver cambiato il suo carattere, portandolo ad essere un Pokémon docile, un po' in contrapposizione con quello che dice il Pokédex di Alola, che sostiene che questo Pokémon si arrabbia a tal punto da morire. E quindi nulla, l'ho trovato un artwork carino dietro al quale poter fare una bella idea e direi che possiamo passare al prossimo Pokémon. La formalola che vi sto per presentare è quella di Sudowoodo. Beh, non c'è molto da dire su questo Pokémon, penso che la sua storia sia abbastanza intuibile. Arrivato nella regione di Alola, questo Pokémon, che come sapete ha l'aspetto di albero per camuffarsi, non poteva camuffarsi da classico albero di Johto, doveva trovare un altro modo e quindi si è tramutato in una palma un pochino per assomigliare a Exeggutor forma Alola. Ovviamente ha anche cambiato la sua conformazione e per adattarsi meglio all'ambiente e in ogni caso al camuffamento ha acquisito finalmente anche quel tipo erba che tutti pensavamo avesse. Quindi Sudowoodo in questo caso acquisisce il tipo erba senza perdere il tipo roccia, rimanendo di tipo erba roccia appunto. Che dire, questo artwork è abbastanza bello, è un po' scolorito effettivamente, ma ci può stare perché magari di solito le palme sono un attimino più chiare rispetto agli alberi normali. Presenta quelle noci di cocco, suppongo, che mi hanno ricordato moltissimo Exeggutor forma Alola e pensavo che la storia dietro di lui potesse essere abbastanza carina. Faccio una precisazione in questo momento: alcuni di voi mi hanno fatto notare che alcuni Pokémon che metto in classifica nella regione di Alola sono comunque presenti alla forma normale. Questo ovviamente non è considerato nella classifica, nel senso che se sull'ipotetico Pokémon Switch, su Nintendo Switch appunto, ci saranno delle forme Alola, diciamo, esclusive, potrebbe benissimo cambiare il gioco e potrebbero essere inserite, quindi non fatene un problema se magari ad esempio in Pokémon Sole e Luna c'è un Sudowoodo che blocca il passaggio, ma non è importante ai fini della classifica perché non ne tengo in considerazione in questi video. Comunque, ora che abbiamo fatto il Pokémon di seconda generazione, prepariamoci per quello di terza che avete richiesto anche nei commenti. Ed ecco a voi la forma Alola di Flygon, nella sua versione normale e nella sua versione shiny. Su questo Pokémon c'è da dire che è un Pokémon che è sempre stato controverso perché
ricorda molto il tipo coleottero anche nella sua forma normale. Ho pensato di sfruttare questo elemento per costruire attorno a lui una storia particolare. Infatti questo Pokémon in teoria sarebbe originario della regione di Alola nella quale aveva il tipo Drago Coleottero. Trasferitosi a Hoenn e avendo trovato come luogo abitabile solo il deserto che tutti noi conosciamo, ha dovuto adattarsi e quindi ha acquisito il tipo Terra in sfavore del tipo Coleottero. Beh ragazzi, ovviamente sappiamo tutti quanto Flygon sembri un Pokémon di tipo coleottero e questa mi sembrava la situazione perfetta per diciamo dare una spiegazione a questa sua diversità di tipo così strana, dato che comunque è ispirato a un insetto e di conseguenza potrebbe tranquillamente starci un coleottero. Inoltre ragazzi, credo che un Pokémon drago coleottero non sia mai stato fatto e sinceramente sarei davvero curioso di vedere come risulterebbe un Pokémon di questo genere, in quanto comunque è una combinazione di tipi che non farebbe poi così schifo, considerando anche che i coleotteri spesso e volentieri imparano mosse di tipo veleno e quindi il tipo folletto, che è debole contro il che è forte contro il tipo drago, potrebbe trovare pane per i suoi denti. Eccoci ragazzi alla forma Alola che più preferisco, quella di Bisharp. Premetto che Bisharp è forse il mio Pokémon preferito di quinta generazione dopo magari Yamask, e che questa forma Alola a livello di artwork non mi entusiasma tantissimo, ma ho sfruttato l'occasione per creare una, diciamo, storia veramente interessante. Ora, piccola premessa storica, nel 1942... Sapete che le Hawaii sono state, diciamo, scoperte ovviamente dagli europei durante le varie spedizioni a livello coloniale che sono state fatte. Ho immaginato, ragazzi, che Bisharp sia venuto da una regione lontana insieme agli uomini e abbia scoperto letteralmente la regione di Alola insieme a questi. Purtroppo, quando gli uomini hanno capito la situazione della terra che era così ricca, si sono portati via tutto l'oro, ma sulle barche non c'era abbastanza spazio e quindi ragazzi, i Bisharp sono lasciati stati. Nel bel mezzo di un territorio selvaggio a tradimento dagli umani. Questo ha portato in loro un cambiamento totale. Innanzitutto un rancore allucinante contro il genere umano, che vedremo anche con l'ultima forma Alola, che ha portato Bisharp a perdere il tipo acciaio in favore del tipo lotta, che ha mantenuto per poter contrastare i tantissimi Pokémon di tipo normale che ci sono appunto nella regione. Pensavo davvero, da amante della storia, di fare un collegamento di questo genere con questo Pokémon che è uno dei miei preferiti e che sinceramente ho trovato sempre molto simile a un soldato, e quindi mi sembrava che si prestasse praticamente a questa sorta di, diciamo, trama particolare di Bisharp invasore con gli uomini che poi viene tradito e lasciato su un'isola totalmente disperso. Ditemi, come nel caso di Goldeen dello scorso episodio, cosa ne pensate di questa mia idea, perché sinceramente, senza peccare di modestia, io la adoro, la trovo veramente fantastica. Ma adesso ragazzi, passiamo all'ultima forma Alola. L'ultima forma Alola è ad opera di Giuseppe Gervasio, che ci manda questo Buizel e questo Floazzel molto particolari. La trama che questo ragazzo ha creato è anch'essa molto interessante. Si parla di due Pokémon che sono stati importati nella regione di Alola, anche in questo caso dagli uomini, e che sono stati importati per un motivo abbastanza futile, ossia dovevano esibirsi nelle piscine o comunque nei vari circhi. Per questo motivo Floazzel, crescendo, ha acquisito il tipo buio, perché come vi dicevo, per Bisharp prova rancore per essere stato sottratto dalla sua terra dagli umani. Una cosa che ricorda personalmente a me la tratta degli schiavi, anche se le Hawaii in questo caso non c'entrano particolarmente, ma questi sono semplicemente dettagli trascurabili. Inoltre questi due Pokémon acquisiscono entrambi il tipo ghiaccio per il semplice fatto che sono scappati dagli uomini una volta avuta l'occasione, finendo sul monte più alto della regione di Alola. Inoltre, idea geniale del ragazzo, si dice che se due Floazzel con lo stesso segno sul ventre dovessero incontrarsi, saranno destinati a stare insieme, una cosa che mi ha veramente incuriosito e che ho davvero apprezzato. Quindi ringrazio Giuseppe per questi fantastici artwork
e vi invito ancora una volta, se ne avete qualcuno e volete crearci delle trame, oppure potete semplicemente mandarlo e poi lasciarmi carta bianca per decidere, potete tranquillamente farlo su Facebook, taggarmi su Instagram, oppure anche su Telegram se l'avete. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate dai social se volete mandarmi artwork, ma in generale per rimanere aggiornati sulle attività del canale, e noi ci becchiamo in un prossimo video.